Ciao a tutti, oggi è ultimo video del primo set, diciamo, in collaborazione con Pandal Selected. Dico l'ultimo perché noi abbiamo, diciamo, in un mese, un video alla settimana, tre video tutorial e un unboxing. Allora, come ultimo video io ho scelto di fare questi orecchini così. Questa ho fatto con la lastra di metallo, di alluminio, e ho messo un altro tipo di monachella, e questo con la pallina. Quindi cosa avremo bisogno? Di due perle, una più grande e una più piccola. Io ho scelto queste, voi potete mettere come vi pare, la grandezza che vi pare. Poi abbiamo bisogno di una porzione di una lastra, diciamo. Io ne ho presa 10 centimetri per mezzo centimetro, scusate. Il codice della lastra è questo. Poi io mi servirò di questa bottoniera che è il numero 4, se vi ricordate, questo è il codice ed è quello che, diciamo, questo, se vi ricordate, abbiamo già visto in altri video tutorial, negli altri due. A volte è servito per fare una texture oppure per dare una bombatura a un pezzo. Poi abbiamo bisogno di catenina. Io ho preso questa, ma voi potete prendere quella che vi pare. Allora, il pezzo più grande è 4,5. Sì, e l'altro è 4. Iniziamo. Vi ricordate? Questi sono le monachelle. Questo è il codice. Vi ricordate? Vi ho fatto già vedere che dentro ci sono diversi set. Vedete? Se vi ricordate, ve l'ho già fatto vedere e io appunto ho scelto questo con la pallina. Bene, andiamo a iniziare. Abbiamo bisogno di pinze, di un blocco di acciaio e di gomma. Martelli, questo per addrizzare bene la lastrina e questo per dare la texture. Prima di tutto, scusate, ancora, abbiamo bisogno anche di due chiudini con il pallino e di un anellino che non l'ho tirato fuori. Ups. E di un anellino. Bene, iniziamo. Prima di tutto andiamo a farci la nostra, attaccare le nostre palline, perline alla nostra catenina. Bene, ora vi insegno a fare, vi dico come fare, a inserire il chiodino e fare il nodino ad orefice e inserirlo nella catenina. Io ne faccio uno per farvelo vedere, poi dopo faccio anche l'altro in fretta per non perdere tempo. Quindi inserisco il chiodino la perlina nel chiodino, faccio in questo modo, poi prendo le pinze col becco tondo e mi porto questo dall'altra parte in modo
da fare un'asola in questa maniera. Ora, prima di chiuderla, inserisco la catena nella mia asola in questo modo, poi con le pinze piatte vado a tenermi stretto il sopra e faccio due giri, uno e due, con le pinze per tagliare con la taglierina. Vado a togliere l'eccesso, metto dentro la parte che può dar fastidio ed ecco qua la nostra perlina con il nodo d'orefice. Bene, io adesso faccio così anche nell'altra e poi ci vediamo per l'assemblaggio. Non vi ho detto che logicamente la catena più lunga va nella grande e quella più corta va nella piccola. Ora prendiamo la nostra strisciolina in alluminio e andiamo a arrotondare le punte. Poi prendiamo prima il blocco di gomma e mettiamo dritto il pezzo di il pezzetto di lamiera. Ora prendiamo il pezzo di il blocco di acciaio e andiamo a dare la texture. Mi raccomando, tenete dritto il pezzo perché altrimenti vi viene storto. Quando lo battete dovete tenerlo dritto e fate così sia davanti che dietro. Ok, una volta che gli abbiamo dato la texture, vedete, lo vado a mettere dritto, prendo, vi ricordate, la bottoniera, vi ho detto che è il numero 4, e ci giro attorno in questo modo, vedete, così. La nostra lastrina, così, poi in questa maniera, il bello di questi, diciamo di queste bottoniere qua, è che sono in acciaio e possiamo batterci anche sopra. E abbiamo fatto la nostra spiraletta. Ora dobbiamo andare a inserire queste. Allora, prima di tutto ci apriamo l'anellino. E lo mettiamo. Poi prendiamo i due pezzi e li inseriamo insieme in questo modo. Scusate, le inseriamo in questo modo, vedete? Ok. Teneteli così perché altrimenti farete fatica a inserire l'anellino. Ora dobbiamo prendere tutte e due le cateniere.
e 2. Ok, inserita, andiamo a mettere intanto questa, perché mi sono dimenticata di fare, però chiudiamo perché così non ci esce dal di sotto, come non detto, perché dobbiamo andare a bucare la lastrina, perché altrimenti se noi la lasciamo così, vedete, la lastrina va giù, vedete? Io invece voglio che stia su, quindi andiamo a fare il buco con questa pinza qui, lo vado a fare da questa parte, in questo modo. Ok. Ora riapro il mio anellino e vado a inserire anche la lastra in questo modo. Ora chiudo un pochettino di più la lastra in modo che mi venga, vedete, il buco davanti di fronte al, scusate, mi è uscito, non ho chiuso bene l'anellina. Chiudiamo con l'altra pinza, così. Ed ecco qua il nostro orecchino finito. Mi raccomando, questi teneteli chiusi perché altrimenti i fili vanno in mezzo e vanno su, quindi dopo non sta bene. Ed ecco qua il nostro paio di orecchini finito. Tutorial molto semplice, ma di effetto devo dire mi piacciono molto. Bene, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete pollice in su, iscrivetevi al mio canale, così rimanete sempre aggiornati dei nuovi video. Mi raccomando, andate a vedere il sito della Pandan, c'è tantissime cose. E, guardi, io mi ci perdo nel loro sito e niente, ricordatevi che se comprate avete un codice che poi vi metto sempre nell'info box. Bene, detto questo, per ora è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.